Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi non può essere propriamente e comunque in toto legittimato dal procedimento previsto e regolato dall'articolo 138 della Costituzione repubblicana per la revisione della Carta stessa. Ciò in primo luogo con riguardo alla mole delle questioni in oggetto alla riforma, ma soprattutto guardando agli assetti di potere che essa si prefigge di ridisegnare. Infatti il progetto si avvicina senza ombra di dubbio più a una vera e propria modifica della forma di governo del nostro Paese, le cui modifiche dovrebbero competere ad una vera e propria assemblea costituente e non invece al Parlamento. Risulta infatti assolutamente difficile conciliare l'istituto del referendum confermativo di fronte ad una riforma così ampia e complessa, in quanto i cittadini potrebbero essere legittimamente favorevoli ad alcuni mutamenti della Carta e contrari invece verso altri. Per questo la nostra mozione è diretta ad impegnare il Presidente della Regione Toscana ad intervenire in tutte le opportune sedi istituzionali al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale della riforma Renzi-Boschi. Uno degli aspetti centrali di questa riforma, che non può che interessare fortemente questo stesso Consiglio, è il nuovo rapporto Stato-Regioni che ne deriverebbe, con le sue conseguenze più dirette ed immediate, lo snaturamento delle regioni e la riduzione delle loro funzioni. Leggendo la relazione che accompagna questo disegno di riforma costituzionale, sembrerebbe che il governo Renzi faccia proprio e condivida lo spirito della devolution che animò la legge costituzionale numero 3 del 2001, modifica al titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Tutto questo però a parole. In realtà una occulta logica riformatrice muove latamente agli antipodi. A ben vedere si tratta infatti di un disegno di riforma che nel suo complesso è unicamente volto ad una riallocazione verso il centro del potere decisionale, in completa antitesi proprio con lo spirito della devolution. Numerosi sono gli ambiti della riforma Renzi-Boschi in cui questo progetto neocentralista si pone in tutta evidenza, esponendo la stessa riforma a critiche fin troppo scontate. In primo luogo, le proposte del Governo relative alla composizione e alle attribuzioni del nuovo Senato si rivelano del tutto inadeguate a garantire un democratico scambio tra le minori competenze attribuite alle Regioni e una maggiore partecipazione delle stesse Regioni agli affari di Stato. Il pluralismo istituzionale, di cui l'articolo 114 della nostra Costituzione, viene radicalmente travisato e tradito nel suo contenuto più naturale. Infatti, il disegno di riforma costituzionale non garantisce un'autorevole introduzione dell'indirizzo politico delle regioni all'interno del circuito statuale. Il testo della riforma Renzi-Boschi è teso a riaffermare le logiche della preminenza dell'interesse definito dallo Stato e riconosce solo in rari casi quale decisivo l'apporto del politico eletto a livello regionale, facendo sparire le istanze di cui egli è portatore. Se questo progetto neocentralista dovesse sciaguratamente diventare legge costituzionale di questo Stato, tutti noi consiglieri regionali toscani, sia voi di maggioranza sia noi di opposizione, saremmo ormai relegati in una posizione marginale. In secondo luogo, il disegno di riforma costituzionale tende a mutare radicalmente la stessa natura e lo stesso ruolo che le regioni esercitano e ricoprono nel sistema istituzionale. Infatti, secondo le logiche della riforma, le regioni non assurgono più al ruolo di soggetti di elaborazione politico-legislativa, come nella legge della devolution, bensì ad enti per lo più deputati al coordinamento delle varie amministrazioni locali. I veri obiettivi della riforma Renzi sono ben altri rispetto a quelli dichiarati nella relazione e sono, come si può leggere nel testo del nuovo articolo 117, ridurre le competenze delle regioni, riportare tutte le decisioni in cui possono emergere profili ultraregionali o esigenze di uniformità nazionale all'interno della competenza centrale. E infine ridisegnare i rapporti tra i diversi legislatori con il fine di definire maggiormente, in una logica di contenimento, i fattori che in questi anni hanno dato vita a numerosi contenziosi di attribuzione tra Stato e Regione. Il disegno infatti prevede di eliminare l'elenco delle materie di legislazione concorrente, di costituire un sistema di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni strutturato su due ordini su due elenchi di materie, tra l'altro anche mantenendo la clausola di residualità a favore delle Regioni. Questo sistema però, così come pensato, non può che portare a conseguenze diametralmente opposte. Si guardi alle previste clausole di colegislazione che compaiono nell'elenco delle materie di competenza esclusiva statale,
di cui al comma secondo del nuovo articolo 117, che implicano in quanto tali l'esistenza di una competenza regionale sul medesimo ambito materiale. E si guardi soprattutto ai cosiddetti titoli trasversali di competenza statale, mediante i quali il potere centrale è abilitato a intervenire sulle materie di competenza regionale, limitando di fatto la potestà legislativa delle regioni. Da ciò non potrà che derivare un periodo di faticosissimo assestamento e contenzioso giurisprudenziale, di cui la Corte Costituzionale dovrà farsi nuovamente carico. E questo in un contesto storico, quale quello attuale, in cui diversi assetti di riparto di competenza si stavano finalmente delineando in modo certo. La Lega Nord combatterà strenuamente contro questa riforma, ritenendo che il suo criterio ispiratore sia un chiaro e netto rigurgito antiregionalista che va contro la spinta al decentramento, che da quando il nostro movimento è sorto nel 1991 ha costituito e costituisce la grande novità della politica italiana. La nostra strada maestra rimane il federalismo, che continueremo a percorrere senza mai mollare. Vado a concludere, Presidente, citando il professor Miglio al congresso di Bologna del 1994. I centralisti si illudono se pensano che anche il federalismo diventerà qualcosa come la dittatura del proletariato, perché il federalismo si imporrà anche se la Lega dovesse scomparire, anche se non ci fosse più chi vi sta parlando, per forza delle cose. Grazie, Presidente.